Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ospite dell'Università di Foggia all'indomani dell'adesione dell'Ateneo Dauno alla campagna Plastica Free, il cui obiettivo è bandire dagli uffici pubblici la plastica monouso. L'Università foggiana è stata la prima ad aderire al progetto. Il ministro è giunto a Foggia proprio per complimentarsi. Intanto incominciamo a ringraziare l'Università di Foggia, che è la prima in Italia. Dopo di loro sono seguite anche altre università, però io sono venuto apposta per dire grazie all'Università di Foggia e quindi a Foggia. E quindi alla Puglia, cioè voglio dire, c'è anche questo aspetto che è bello perché bisognava crederci per iniziare questo percorso. Gli altri pure ci credono, qualche altra università la visiterò, ma a me l'importante è che aderiscano tutti. Come la risolviamo? Io ho incardinato presso la Presidenza del Consiglio 3 giorni fa la legge Salvamare, poi ci avrà i suoi tempi tecnici ovviamente, che protegge il mare dalle plastiche. È una norma che anticipa una direttiva europea e sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che noi anticipiamo una direttiva europea e non veniamo messi in mora per applicarla invece. Per cui anche quella è una piccola soddisfazione, voglio dire. È vero che gli altri paesi europei ci hanno detto: ma allora fate sul serio. Soddisfazione ed orgoglio da parte del rettore Maurizio Ricci. La plastica è il nostro nemico. Tra l'altro, una maggiore attenzione per l'ambiente dovrebbe anche consentire, a mio avviso, proprio un maggiore sviluppo economico, se si pensa soltanto alla green economy e anche alla possibilità di ottenere uno sviluppo occupazionale per tutti, diventa essenziale. Quindi qua si può coniugare migliore ambiente con, sono un lavorista, con una maggiore occupazione della popolazione e una riconversione da mansioni tradizionali a nuovi compiti che non tagliano ma possono dare maggiori occasioni di impiego. Il generale dei Carabinieri ha incontrato alcuni studenti del liceo che gli hanno posto alcune domande. Di contribuire a questa campagna per la liberazione della plastica. Allora, intanto ti ringrazio della domanda. Posso darti del tuo? Sì, certo. Ok, allora, intanto ti ringrazio di questa domanda. Poi, due cose potete fare. Intanto incominciare a non comprare più e non utilizzare più plastica uso e getta. Cioè le bottigline, le cannucce di plastica, le forchette di plastica, i piatti di plastica. Se voi prendete del biocompostabile, per esempio, o qualcosa che comunque non è plastica usa e getta, già è tanto. Ma se poi, pur avendole in casa, per esempio, o che ne so io, vi capita di averle, non le gettate a casaccio, mettetelo nella differenziata. Anche quello è un passaggio importante. Un'altra cosa che io chiedo a tutti gli studenti, quindi a te attraverso il tuo canale, a tutti gli studenti, rimanete sempre informati su quello che si fa a tutela dell'ambiente, perché l'informazione è la prima base per la trasparenza. Se voi non rimanete informati, non sapete come partecipare alle decisioni, perché partecipate a casaccio. Ecco, uno che studia è abituato ad essere informato, uno che non studia ma non ha la voglia di studiare, non è abituato a informarsi. Rimanete informati e vedete che potrete partecipare. Spazio anche all'esempio virtuoso della scuola dell'infanzia ed elementare di Biccari, l'unica incapitanata e tra le poche in Italia ad aver già bandito la plastica. Il ministro si è complimentato con il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna. Partiamo dal sud, perché nel sud ci stanno tante belle esperienze e questa è un'esperienza. Peraltro annuncio pubblicamente, non le so dire quando, che l'idea è quella di venire a questa mensa a Biccari a vedere questa esperienza, questo nuovo laboratorio di tutela ambientale. Vengo, io non la conoscevo onestamente questa realtà e a maggior ragione come Ministro della Repubblica ho il dovere, oltre che il piacere, di venire a vederla. Certo, faccio i complimenti al sindaco di Biccari proprio perché ha iniziato un percorso che al Ministero dell'Ambiente sta molto a cuore. L'orgoglio di Mignogna, non nuovo ad iniziative del genere sui Monti Dauni. No, ovviamente non ci aspettavamo, diciamo, questa attenzione così importante, però abbiamo aderito all'appello del ministro convintamente, quindi l'abbiamo fatto prima ancora, insomma, che potesse accadere tutto questo. L'abbiamo fatto con convinzione, nella speranza di poter partire proprio dai ragazzi, dai giovani, con questa nuova cultura del riuso.